Buongiorno a tutti e grazie. Ringrazio con il cuore lo staff di Origin of Life per avermi invitato alla terza edizione di questo importante incontro internazionale. E ringrazio Adna Oknar per il grande lavoro che sta conducendo e per la verità riguardo all'evoluzione della specie. La teoria dell'evoluzione ha questa inaudita pretesa: spiegare la genesi delle forme attraverso una serie di processi che tutti portano alla degradazione. Tutte le attese verificabili dalla teoria dell'evoluzione sono andate deluse e in Italia, come in altri paesi del mondo, la teoria di Darwin ci viene presentata con vere e proprie falsificazioni scientifiche. Nei libri di testo delle scuole italiane possiamo trovare il famoso Archaeoraptis, fossile trovato nel Limonte Germania, che ci è stato presentato con caratteristiche di uccello che da rettile, è stato promosso quale anello mancante tra dinosauro e uccelli. In realtà si sa che l'Archaeoraptis è un normalissimo uccello e che anche uno dei maggiori studiosi evoluzionisti sulla ipotetica trasformazione dei rettili in uccello, Alan Feduccia, non ha dubbi: l'Archaeoraptis è il cranio di uccello, ha artigli per aggrapparsi, ha protuberanze ossee per l'aggancio di legamenti delle piume, ha osse cave, polmoni aviari. Nei libri di testo troviamo la più grande frode scientifica, i famosi embrioni di Henkel, teoria della ricapitolazione. A fine 800 il genetista tedesco aveva falsificato i disegni che rappresentavano gli embrioni delle diverse specie come simili, facendo credere una discendenza comune tra uomo e animale. Cosa dire poi del Pachycetus? Ci viene descritto come un animale di transizione verso la balena. Le parti nel colore blu dell'immagine rappresentano le parti ritrovate su cui poi è stato immaginato il resto dello scheletro. La fantasia evoluzionista è veramente fantasiosa. Cosa dire del più famoso anello di congiunzione riportato nei libri di testo? Lucy. Lo scheletro venne trovato solo col 40% di ossa nel 1974. Nel 1989 gli antropologi riconoscono che è una scimmia. Braccia lunghe, mascelle, femore, mani e volume cerebrale come un scimpanzé, le gambe uguali alla scimmia, muscoli come schiena per stare sugli alberi, piedi lunghi e curvi. Nulla che richiama l'uomo. Lucy è semplicemente una scimmia. Ma la farsa più grande nei libri di testo non termina. Ecco allora l'uomo di Neanderthal. Seppelliva i morti, indossava gioielli, creava pitture rupestri, linguaggio comune di comunicazione avanzato, suonava strumenti musicali, resti trovati sepolti insieme all'uomo moderno in 4 siti diversi. I resti dell'uomo di Neanderthal sono stati ritrovati insieme all'uomo moderno in 4 siti e il DNA ha dimostrato differenze significative con noi, sono uguali. L'uomo di Neanderthal non è altro che un uomo come noi. Ma allora parliamo del vero capolavoro della propaganda evoluzionista, di come si manipola il DNA. Solo una piccola parte del DNA fu comparata a una statistica corretta e riduce la similitudine del 96%. I biologi molecolari non hanno considerato la tecnica valida e la comparazione fu elaborata prima dalla mappatura del genoma. Oggi uno studio più recente riduce la similitudine del 92%. Ma già nel 1957, col dilemma di Haldane, era noto come la trasformazione delle scimmie in un uomo fosse impossibile. Il genetista calcolò la possibilità di 1667 mutazioni possibili tra uomo e scimmia, mentre le mutazioni necessarie, vista la differenza del 4% del DNA, sarebbero dovute essere di 240 milioni. Quindi il passaggio tra scimmia e uomo è ritenersi impossibile. Cosa ha dimostrato la biologia molecolare?
Le mutazioni genetiche non aggiungono mai nuove informazioni, ma al contrario il risultato è sempre una perdita di informazione, come dimostra il lavoro del famoso genetista John Sanford, inventore della Genegram, che nel 2015 ha pubblicato tutti i dati relativi alla sua ricerca sull'entropia del DNA con la Cornell University. E cosa parlare? Gli evoluzionisti ci devono ancora spiegare come sarebbe nata la vita sulla Terra. Ecco allora un'altra grande fottola. Mentre scienziati come Francesco Redi e Lazzaro Spallanzani hanno dimostrato sperimentalmente il concetto vita da vita, nei libri di testo troviamo l'esperimento di Stanley Miller per creare la vita da un ipotetico brodo primordiale. Ma noi sappiamo che le materie prime erano sbagliate, le condizioni ipotizzate errate, i risultati inconcludenti. Lo stesso Miller non credeva nella validità del suo esperimento. Le materie prime erano sbagliate, le condizioni erano sbagliate, i risultati erano sbagliati. Miller stesso non crede più da tanto tempo al suo esperimento. I pilastri della teoria di Darwin, il caso, la mutazione, selezione naturale, sessualità. Il caso notoriamente presiede il disordine e alla perdita della forma. La mutazione è semplicemente l'errore della riproduzione. È solo un folle può pensare che l'accumulo degli errori possa dare origine a qualcosa di complesso e sensato. La selezione naturale è una forza che elimina, che riduce la varietà e appiattisce la biodiversità. La sessualità agisce confondendo quello che è distinto, rimescola le cose che cercano di isolarsi. L'evoluzionismo darwiniano si è dimostrato scientificamente insostenibile, ma anche moralmente deleterio, avendo adottato come principio fondante dalla vita, dalla realtà vivente, la sopraffazione del più debole ad opera del più forte. La teoria di Darwin, evoluzione della specie, non è scienza. Antonino Zichichi, un famoso fisico, ha scritto: «La cultura dominante ha fatto credere al grande pubblico che l'origine della vita e l'evoluzione biologica della specie umana siano verità scientifica di stampo galileiano. Ricordiamo ancora una volta che la verità di stampo galileiano hanno tre livelli di credibilità e che l'evoluzione biologica della specie umana fu all'inizio, è sempre stata ed è ancora oggi sotto il livello minimo di credibilità. Darwin aveva sbagliato». Grazie.